noi siamo infinito. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Eccoci qui, buonasera e bentrovati, la giusta maniera per chiudere questa giornata calcistica in Serie B con aria da derby che si conferma in questo studio. Saluto subito gli ospiti del parterre, ritornano i due esterni, Franco Santo e Annibale Discepolo. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera a te. Buonasera a tutti. Angelo Ferraro, direttore di Il Bello dello Sport. Angelo, tu sei l'intruso in questo caso, nel senso che ti toccherà parlare, provare a giustificare la Salernitana bruttissima, francamente, vista questo pomeriggio a Novara. Buonasera innanzitutto a tutti, grazie
per l'invito. Sì, poco da giustificare, sinceramente. Oggi veramente una brutta prestazione della Salernitana. Dopo le prime due giornate ci aspettavamo molto di più da questa trasferta. Invece ci lecchiamo le ferite e speriamo che il futuro ci riservi piacevoli sorprese. La nota dolente della giornata che ha incoronato una volta di più il Benevento, ai Sanniti è riuscita un'altra impresa. Ne arrivano come perle incastonate una dietro l'altra a cadere al Vigorito è stato il Verona. Il Verona è rimasto in inferiorità numerica dopo 7 minuti di gioco per un'espulsione, quella di Caracciolo, che è stata poi fortemente criticata anche nel post partita da Pecchia. Diremo perché, o quantomeno cercheremo di ricostruire la vicenda. Però il Benevento poi dopo ha legittimato con due prodezze di quelli che possiamo considerare gli uomini simbolo del momento, Falco e poi Ciciretti, ma tutta la squadra si è mossa molto bene, con grande intelligenza, con grande intensità. Questo per quanto riguarda il Benevento. Sulla Salernitana Angelo ha fatto la sua introduzione, sull'Avellino mi tocca dire, purtroppo avendola vista comunque dal televisore e dalle frequenze Sky, mi sembrava una partita perfettamente in linea con le condizioni del tempo, la pioggia, clima uggioso e due squadre che hanno fatto grandissima fatica a rendersi quantomeno pericolose. Diciamo che hanno cercato di non farsi male, o perlomeno quello si è visto, mentre invece entrambe cercavano il risultato pieno. Forse un po' più difficile, nonostante secondo me l'altissimo tasso tecnico della squadra di Serse Cosmi. Mi riferisco a Coronado, a Colombatto e a De Senco, e l'Avellino ha provato a uscire da quel tunnel, secondo me, di un po' di confusione mentale che paradossalmente sembra essere lo scoglio che poi si ripercuote sulla disposizione tattica in campo, e che credo stia un po', ieri scherzosamente nella conferenza stampa e anche oggi il mio giornale il mattino titolava amletico, definiva amletico il tecnico calabrese, toscano, sì, che devo dire la verità forse oggi più che amletico per i dubbi di scelte che comunque lo hanno visto confrontarsi con esordi, direi un paio interessantissimi, di Misiti per esempio mi è piaciuto molto, ma soprattutto con una preoccupazione che è quella che questa squadra purtroppo non riesce ancora ad andare in gol, e credo che questo sia il dilemma maggiore, che poi sai e sappiamo tutti benissimo è il frutto di una somma di prodotti e quindi di errori o di insufficienze da trovare nei due reparti, anche se devo dire la difesa mi è piaciuta, e quindi per il gioco delle esclusioni, diciamo, è il centrocampo in questo momento, che secondo me fa un po' fatica. Sì. Di solito poi in buona sostanza nel calcio l'ago della bilancia è il centrocampo. Franco Santo lo lascio in coda, ma soltanto perché con lui ripartiremo dopo aver fatto un riepilogo grafico su quanto è accaduto in questa giornata. Anzi, mettendo un po' d'ordine, vi invito a partecipare al nostro dibattito 0825 23743 per intervenire in diretta. Ovviamente interromperemo la nostra discussione ogni qualvolta ci sarà un amico in linea per parlare di Benevento Salernitana Avellino, e il Napoli è in campo dopo 21 minuti di dominio assoluto al Barbera contro il Palermo. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Tante occasioni da rete per la squadra di Sarri, che ha puntato sulla rotazione in vista dell'esordio Champions in casa della Dinamo Kiev. Spazio a Maggio, Zielinski e Insigne. Ancora un'offensiva che seguiamo, che però viene neutralizzata dalla retroguardia di casa. C'è anche il numero per inviare i vostri WhatsApp, ormai la tecnologia, o meglio l'attualità. Vi invito a scrivere al 342 8725 223. E poi, come succede in questa
squadra che conta su tanti talenti, su notevole individualità, ma su un grande spirito di squadra. Tutti i colleghi, i giornalisti della redazione hanno lavorato, hanno seguito le squadre e continuano a farlo perché in redazione c'è il presidio fisso che è garantito da Marco Festa e da Carmine Quaglia. Insomma, siamo pronti assolutamente a partire, facciamolo in maniera ufficiale con il riepilogo dei risultati di giornata. Mi viene da dire, ci sono le squadre pesti davvero a dominare in testa, perché il Cittadella va al Piola di Vercelli e vince nettamente per 5-1, ma nell'ordine. In anticipo all'84esimo il Cesena stende il Carpi 1-0, pareggio per 1-1 tra Ascoli e Spal. Poi il pareggio Scialbo 0-0 tra Avellino e Trapani, il Benevento vittorioso sul Verona per 2-0, 1-1 praticamente al photo finish, quello centrato dal Brescia in casa contro il Perugia, vittoria nel derby del Basso Lazio, molto sentito, del Frosinone per 2-1 sul Latina, quindi Novara di misura sulla Salernitana per 1-0, Pro Vercelli che cade in casa per 5-1 contro il Cittadella capolista e poi il pareggio di Vicenza dove il Bari, ragazzi, ha sbagliato l'impossibile, ha avuto tantissime occasioni la squadra di Stellone, però non è riuscita a concretizzare. Posticipi Ternana Spezia e poi Entella Pisa, che davvero, ecco, il Pisa sta godendo di tantissime agevolazioni. Da un lato mi viene da dire meglio così, perché è una grande piazza, c'è grandissima passione, dall'altro dico se le regole devono essere uguali per tutti, insomma si fa un po' fatica ad accettare, però va così, quindi il Pisa sarà l'ultima squadra a completare questa terza giornata del campionato di Serie B. La classifica la vediamo perché premia il Cittadella e lì in scia, non so quanto, sicuramente so quanto in maniera meritata, quanto in maniera invece inattesa si trova il Benevento con 7 punti. E poi le grandi, perché il Frosinone è una grande con 6, il Brescia, il Verona, il Cesena hanno sicuramente grandi ambizioni perché lo impone la storia, Spal, Carpi, Novara, Bari e Pisa, via via tutte le altre e l'Avellino che è lì vicino alla coda con 2 soli punti, frutto di altrettanti pareggi, ovviamente. Detti tu le regole del gioco, Franco, perché sei più in alto di tutti in classifica. Sì, vabbè, è chiaro che qua insomma, parliamo del campionato delle matricole, no? Cittadella, sì. Benevento, anche la Spal in realtà sta facendo un buon campionato. È chiaro che si tratta di sorprese, è evidente. Soprattutto io mi riferisco al Benevento che aveva in queste prime 3 partite 3 scogli duri da superare. Dopo la Spal c'erano Carpi in trasferta e Verona in casa. Praticamente Carpi e Verona sono le due squadre indicate da tutti come quelle che dovrebbero tornare in Serie A. Vengono dalla massima serie, hanno usufruito del famoso paracadute, hanno speso e per cui sono squadre che attrezzatissime. Oggi, oddio, il Benevento insomma non è che non sia attrezzato, però è evidente che non dovrebbe essere ai livelli di queste squadre, però diciamo che se la gioca sull'entusiasmo, sull'onda dell'entusiasmo della promozione dello scorso anno, con qualche piccolo dettaglio che è andato per il verso giusto, come oggi l'espulsione di Caracciolo dopo 5 minuti, è evidente che ha condizionato la partita, mi sembra ovvio. Il Verona insomma, è una grossa squadra e lo ha dimostrato pure giocando in 10 per tutta la gara. Sì, insomma, sì. Quindi ha fatto un secondo tempo di grandissima intensità. Però il Benevento non ha rubato nulla. Io, ripeto, possiamo rivederlo tante volte quel frangente in cui Caraccio fa fallo su Ceravolo. Io credo che il fallo sia netto, che poi Ceravolo prima di ricevere il fallo abbia sgomitato un po' nel gioco delle parti potrebbe anche starci, non so, sì. Questa è una comunicazione alla regia, se eccolo qui, mi hanno anticipato perché sono bravissimi, questo è l'episodio, il lancio che arriva dalle retrovie, diciamo che i due difensori attaccante fanno spalla a spalla, si va, certo, verso il pallone, certo. Interpretazione di tutti e tre. Franco, secondo te?
Ma io, ripeto, poi è ovvio che io anche dal vivo, Ceravolo lo conosco e in effetti lui si fa valere con i difensori, d'altra parte con i difensori che ci sono, cioè se non la metti anche sul piano fisico non la prendi mai. Per cui lui è stato bravo a recuperare il campo nei confronti di Caracciolo e poi Caracciolo insomma, l'ha steso e là è il fallo è nettissimo. Ecco, insomma. Lasciamo scorrere così, ma non lo so, Angelo e Annibale, secondo me il fallo è unico, è quello successivo. Perché Sono d'accordo con te, d'accordissimo, sì, con te. E al riguardo mi piacerebbe vedere, ecco, un altro messaggio che manderei alla regia, di un fallo ai danni di Ardemaghi in area di rigore. Nessuno ha protestato se non lo stesso calciatore, lo stesso attaccante, ma secondo me ci potrebbe essere un sospetto. Mi comunica Marco che negli highlights non c'è, però se non sbaglio Marco c'è già una foto molto ravvicinata all'episodio che sta circolando in rete, quindi magari potremmo recuperarla perché a quanto pare è un fallo netto ai danni di Ardemaghi. Angelo sul fallo precedente però. Ceravolo è stato bravo a prendere posizione, poi è chiaro che il fallo è da espulsione. Ceravolo fa bene il suo mestiere, se avesse fischiato non sarebbe stato scandaloso onestamente, si sono visti dei falli fischiati anche per molto meno. Assolutamente, c'è stato qualche difesa importante anche in Serie A riceve sempre dei falli a favore di questo tipo. Sì, ogni molto riferimento, importante, ti riferisci ogni alla stessa maglia a strisce. Sì. Ogni riferimento in bianco e nero è volutamente cercato. Stasera sono in minoranza. Senti, no, volevo fare, se era possibile, un riavvolgimento. Annibale, siete in maggioranza, a stragrande maggioranza, quindi consentici per una volta di avere noi la maggioranza in questo studio. Concesso. Anche perché siete così forti, che ce l'ho dappertutto. Si riferisce, Angelo, evidentemente alla squadra che nel primo anticipo del pomeriggio ha vinto per 3-1 contro il Sassuolo. Con, e ci riferiamo bocca di fuoco del Napoli. No, volevo dire, se è possibile fare un brevissimo riavvolgimento del nastro a proposito delle posizioni in classifica. Sì. Io sono perfettamente d'accordo con te quando dici insperata proprio perché è una matricola la posizione del Benevento, che io devo dire, secondo me invece è frutto della meritocrazia, perché qua dobbiamo smetterla di dire ma com'è quella, chissà come si trova lì, siamo alla seconda, alla terza giornata, evidentemente si sono riusciti ad incastrare non come dire delle congiunzioni astrali astratte, ma bensì dei dati di fatto concreti che nel corso del precampionato, nel corso di questi 180 minuti, gli allenatori, i calciatori sono stati bravi, i primi a catechizzare, i secondi a capitalizzare. Quindi voglio dire, la fortuna c'entra pure, ma è limitata, quindi secondo me la classifica già sta dando in questo momento un quadro, ovviamente del momento, dell'avvio del campionato, sul quale però si può discutere. Secondo me è inutile dire è successo perché è successo per quello o per questo. Credo che sia legittimato il Benevento come, ecco, il sorprendente davvero Cittadella, che comunque non ci dimentichiamo, un buon allenatore l'anno scorso, insomma, ha fatto quello che ha fatto, quel lavoro che ha fatto. Quindi voglio dire, anche un discorso conseguenziale. Non dimentichiamo che l'ottimo e bravissimo Cosmi, per il quale credo tutti abbiamo tifato, perlomeno io, l'anno scorso, ha rischiato, tra virgolette, di ritornare in Serie A e quindi l'avrebbe fatto, insomma, meritatamente. Assolutamente. Fosse così, però, e io sono convinto di quanto dice Annibale, che i valori della classifica, anche dopo 3 giornate di campionato, rispecchiano comunque la bontà del lavoro, mi preoccuperei un pochino per la Salernitana e per l'Avellino. Ragazzi, poi entriamo nel dettaglio dell'analisi, incominciando proprio dal momento dei lupi che non si sbloccano, che fanno fatica. Lupus in fabula. Mantengo la linea, il microfono. Che dirti, veramente ci sono una serie di dubbi amletici su questo attuale momento dell'Avellino, che io continuo a dire ha una
un'ossatura di squadra con nomi non altisonanti, ma comunque secondo me forse anche più di un lusso per la categoria. Fermo restando è un assioma, secondo me, quello degli attaccanti, mi riferisco a Castaldo, ad Ardemagni, a Mukulu, a Verde, e, insomma, voglio dire, ha un reparto offensivo secondo me tra i migliori della B. Il problema è che non segni, nella logica che vuole che una squadra vinca o perda perché tutti i reparti dialoghino o incespicano, secondo me è dovuta dal fatto, ma non voglio ovviamente gettare così il jacuzzi solo sul reparto nevralgico, il centrocampo, però c'è qualcosa che in questo reparto non va. Sarà dovuta sicuramente anche ad una condizione non ottimale ancora raggiunta da qualcuno, mi riferisco nella fattispecie a Paghera, a Gavazzi, che oggi comunque insomma hanno giocato. Probabilmente credo che l'utilizzo di Gavazzi, che io oggi francamente non avrei utilizzato dal primo minuto, eventualmente. Non ti è piaciuta la sua prestazione? No, mi è piaciuta, però farlo giocare dove ha giocato probabilmente per Toscano voleva significare utilizzare le capacità, insomma, la tecnica di Gavazzi, anche se non al mille, utilizzandolo doppiamente, cioè fargli fare un ruolo che avrebbe dovuto fare in purezza Verde, cioè il trequartista, sì, l'uomo dietro le punte, mentre e lui lo ha detto, Toscano, questo, a proposito di Verde, che in questo momento non predilige, probabilmente non è portato, quindi va catechizzato, a fare la fase di non possesso palla di copertura, cosa che invece Gavazzi fa, e quindi avrebbe dovuto dare più equilibrio. Ci sarebbe però logica reparto in questo discorso. Sì. Ti fermo soltanto un attimo perché tra pochissimo lo approfondiremo, però la regia ancora una volta ha giocato sui tempi d'anticipo, perché rivediamo innanzitutto il frame del fallo di Casasola, minuto 14 del secondo tempo, con un pallone che vaga nell'area di rigore. Questa è la foto che ci propone, insomma, Ardemagni in vantaggio sul pallone e il difensore del Trapani che cioè, che non è che l'ha toccato, cioè con la gamba, con tutto il corpo, secondo me lo ha sbilanciato. Atteggiamento non poco, peraltro pericoloso. E come no? Si pensa facilmente, evidente, un'entrata in scivolata, no? Vediamo anche le immagini, perché dovremmo averle. Eccola qui l'azione. Il primo pallone in direzione di Ardemagni, che poi si rialza, prende, sì, il tempo qui a Casasola, vedete? Ecco. Ora non so se il difensore va sul pallone. Franco? Mi sembra che tocchi il pallone nettamente, poi, è andato sul pallone. Poi va anche sulla gamba del, sì, giocatore, però la respinta del pallone mi sembra netta. Poi non è rigore per me, no. Mi schiero. No. Certo, Angelo, è chiaro che il fermo immagine, è chiaro che poi c'è il contatto fisico, ed è anche piuttosto... Però il difensore va sul pallone. Però il difensore tocca il pallone. Angelo, cosa pensi? Calcio. Però. Sono d'accordo con voi, non credo sia assolutamente rigore, perché in anticipo sul pallone, poi sullo slancio, magari con cattiveria tipica del difensore centrale, colpisce anche l'attaccante, ma... non è rigore quello. Annibale, ti abbiamo convinto? Sì, le immagini devo dire mi hanno convinto. Avevi questo dubbio? Sì, lo avevo ovviamente. Fermo immagine, inganna ovviamente. Vedendo la dinamica mi sembra, ecco, evidente che non sia calcio di rigore. In effetti, in questa giornata, la terza della B, se ne sono viste di tutti i colori. C'è stato sul risultato di 0-0 in Frosinone Latina un'azione dell'ottimo Acostì, che ha giocato una partita grandiosa e praticamente ha tirato all'interno dell'area di rigore, il difensore del Frosinone, cadendo, ha letteralmente parato, no? Si è disteso, ha parato, è andato con le braccia verso il pallone, sullo 0-0 non è stato concesso il calcio di rigore. Poi il Frosinone, come spesso capita, perché è una legge non scritta dello sport e del calcio, il capovolgimento di fronte ha fatto 1-0 con Dionisi. Intanto, a 10 minuti dalla fine del primo tempo, è sempre 0-0 a Palermo, tra Palermo e Napoli. Direi a questo punto, se gli ospiti sono d'accordo, di andare a fondo nell'analisi, incominciando con il commento di Marco Festa su questo pareggio scialbo, il commento di Avellino Trapani. Sentiamo Marco Festa, poi rientriamo con il pagellone, ovviamente con le valutazioni degli ospiti qui in studio.
L'Avellino al Partenio alla ricerca della prima vittoria stagionale, moduli speculari per Toscano e Cosmi, 3-5-2 in campo per biancoverdi e siciliani. Parte meglio nei primi minuti l'Avellino, qui l'iniziativa di Castaldo che si mette in proprio, conclusione alta sulla traversa. Poi ci prova Gavazzi che sfrutta l'errore di Figlio Meni ma non calcia nello specchio della porta. Col passare dei minuti sale l'intensità del gioco del Trapani, qui una conclusione masticata, peraltro con un uomo in posizione di offside, ma i primi veri pericoli arrivano sull'asse Coronado-De Senco, qui Gonzalez è provvidenziale nella chiusura. Qualche minuto dopo, azione che si sviluppa a sinistro e l'occasione è ghiottissima per De Senco, che la sciupa così. Finale di primo tempo, ancora con i brividi, Radunovic non perfetto in presa alta, ma c'è anche fallo. Prima dell'intervallo ci prova anche Paghera, conclusione che si stampa sui cartelloni pubblicitari. Il secondo tempo inizia come era finito il primo, con una conclusione di controbalzo di Paghera. Bella per balistica di poco fuori. Ancora Avellino che ha la supremazia territoriale nel match, qui Ardemagna ha una grande chance ma al momento dell'impatto non trova il pallone. Ancora Avellino con Crecco appena dentro l'area di rigore, il cross Ardemagni, la sua girata, non trova lo specchio della porta. Qui Guerrieri fa correre un brivido ai compagni con questa presa alta mancata. Solo corner per l'Avellino, ma le occasioni migliori del secondo tempo capitano al Trapani e nei piedi di Coronado. Questa è la prima, Radunovic è bravo a metterci pugni a metà secondo tempo. Questa invece, ben più pericolosa, arriva in pieno recupero. La volée del brasiliano, Radunovic risponde da campione ed evita la beffa. Ancora rimandata la prima vittoria per l'Avellino con il Trapani, è solo 0-0. Era Angelo Giuliani a firmare questo pezzo di commento su Avellino Trapani. Due considerazioni da parte mia: evidentemente pallone molto scivoloso per i due portieri, sia Radunovic che Guerriero, però standing ovation per il portiere dell'Avellino che ha letteralmente tolto dal sacco nel finale quel pallone velenoso di un ottimo Coronado, giocatore importante. Cosa aggiungi a questo commento, Annibale, prima di vedere il pagellone? Beh, in sostanza credo che si sia trattato di un match in cui un tempo è andato all'Avellino e l'altro è andato al Trapani, fermo restando che come dire, la differenza del tasso tecnico più alto del Trapani lo si è visto tutto, anche a proposito della somma delle occasioni che sono capitate, anzi non capitate, sono state costruite dai siciliani. Per nostra fortuna sia l'ottimo Coronado, sia De Senco e sia l'altro molto bravo che mi è piaciuto, Colombatto, e insomma ci hanno graziato. Ma devo dire che in tutto ciò veramente un grande merito va a Radunovic che ci ha evitato una sconfitta beffa che comunque lascia tanti interrogativi e secondo me da risolvere in tempi brevissimi. Vediamo le valutazioni, il pagellone della redazione sulla prestazione casalinga dell'Avellino. 6 al portiere Radunovic, avrei dato qualcosina in più. Gonzales, Cim City 6,5, Diallo 6, c'è il 7 a Belloni, Gavazzi e Paghera sufficienti, Lasic 5, i 6 sono anche per Crecco e per Ardemagni, 5,5 per Castaldo, Omeunga e Verde sufficienti e Sumare invece 5,5, una valutazione positiva sufficiente anche per il tecnico toscano. Le pagelle sono di Marco Festa. Pagelle sì, di Marco Festa. Me ne sono accorto, scherzo ovviamente. Non mi trovo d'accordo sul portiere. Poi in linea di massima le pagelle, i giudizi vanno bene. Belloni, sì, indubbiamente secondo me è stato uno dei migliori. Gli attaccanti, insomma, diciamo che hanno un po' zoppicato entrambi. Ovviamente dico questo perché conoscendo le potenzialità, ma probabilmente che non si incontrano ancora con il cosiddetto feeling tra i due, insomma non ci stanno ancora regalando quello che tutti i tifosi insomma si aspettano, cioè i gol di Castaldo, di Ardemagni e dico, non lo dico a caso, anche di Mukulu, che sono convinto che quest'anno arriveranno. Che devono arrivare. Franco e Angelo sul momento dell'Avellino, l'analisi di Annibale è questa in buona sostanza,
che poi riprende le parole di Toscano in conferenza stampa, c'è bisogno di tempo perché lavoro, 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 con il lavoro poi alla fine le cose quadreranno, i meccanismi verranno a trovarsi, per ora c'è l'umore un po' grigio. Beh, io... una piazza che conosciamo benissimo perché è estremamente ambiziosa. Franco, poi Angelo. Io ovviamente non ho visto tutta la partita, però insomma, per quei pochi riflessi filmati che abbiamo visto non mi è sembrato poi così malvagia. È chiaro che il tecnico ha cambiato qualcosa rispetto a domenica scorsa quando ha giocato a Chiavari. A Chiavari io l'ho vista la partita, insomma, male. Sì, abbastanza male, anche se il secondo tempo insomma è andata sicuramente meglio l'Avellino. Però è chiaro che c'era qualcosa da aggiustare e probabilmente oggi insomma qualcosa di meglio avrà fatto rispetto a domenica scorsa. Però io ripeto, non l'ho vista tutta, per cui non saprei dire insomma adesso quali sono i problemi. Io penso che ci sia qualche problemino a centrocampo. Ecco. Io credo che la difesa sia praticamente oggi ha schierato quella che potrebbe essere la difesa titolare con qualche diciamo, sì, esattamente, con quando rientrerà Gidai, magari Migliorini, non dimentichiamo ancora Migliorini, esatto. Ma con Gomez a destra e Giallo a sinistra, credo insomma che sia un buon punto di partenza e anche di sicurezza, soprattutto con Gianciti al centro, che devo dire, per uno che arriva si inserisce e gioca con una sicurezza, con dei tempi, con una scelta di tempo eccezionale, insomma direi insomma veramente veramente brava alla società per questo regalino di finale insieme ad Ardemagni. Peraltro, e vengo da te Angelo, Marco Festa in conferenza stampa ha indagato un po' su Dimsiti, no? E il giocatore gli ha detto di essere stato fortemente consigliato da Tramezzani, il secondo di Paolo De Biasi, alla guida della nazionale albanese, di venire ad Avellino perché questa è la piazza ideale per lui per giocare e per crescere. Avellino, due pareggi contro due squadre però rognose, ostiche, sì, Brescia e Trapani, di mezzo Chiavari, e lì è andata male. Non dimentichiamo, lo dicevamo prima, cosa ha fatto l'anno scorso il Trapani. L'Avellino quest'anno ha rinnovato la squadra, modestamente credo abbiano fatto un ottimo lavoro, è ancora veramente presto per giudicare. Sì. Chiaramente i valori che la classifica in questo momento testimonia fanno testo, non sono campati in aria. Però squadre rinnovate come l'Avellino, su una piazza difficile, me lo insegnate, come lo è Salerno, dobbiamo avere la capacità di aspettare, di dare del tempo all'allenatore, perché è un grande allenatore, c'è una grande piazza e ci sono dei giocatori molto validi, tanti giocatori che a me piacciono moltissimo, ne avete citati alcuni, ma me ne sfugge qualche altro, ma veramente dalla cintola in su è una squadra veramente probabilmente di categoria superiore in prospettiva. Sì, senti, secondo me oggi era importante far punti per quella fase nella quale tu dici ci troviamo, e importantissimo era non perdere, perché ovviamente se non si fanno i punti in casa, cioè è difficile per tutti poi costruirsi una salvezza in un campionato come questo. È impensabile chiedere tempo e attesa al tifoso. Infatti. Però qui, perdonami, noi operatori dell'informazione abbiamo un ruolo molto importante. Noi dobbiamo, e lo dico da innamorato del sud, della Campania in particolare, non è il caso nostro, perché qui facciamo una chiacchierata veramente di qualità, se mi consentite. Grazie. Vi ringrazio di cuore, perché veramente è un piacere stare qui con voi. Noi abbiamo il dovere di trasferire con serenità anche le critiche al gioco, agli uomini, agli allenatori, alle società, perché possono sbagliare. Però mi sbilancio oggi che è il 10 settembre, io sono convinto che si salveranno tranquillamente tutte e tre le società e sono convinto che ci toglieremo da Campani diverse soddisfazioni. Probabilmente con qualche chance di inserirsi nei giochi per la promozione. Dei giochi che contano. Ma sarebbe bellissimo. Ci conto e sono convinto che possa andare così. Noi facciamo una piccola pausa, intanto in concomitanza proprio con Palermo e Napoli che recuperano l'uscita dal terreno di gioco, 0-0 tra le due squadre, con possesso palla a favore del Napoli, credo 55-45, tiri in porta, ha tirato 8 volte verso la porta del Palermo
con scarsa precisione il Napoli, è un dominio che mi pare totale, però manca il gol ed è il gol che determina. Nel corso di questo appuntamento faremo un focus anche sul Cittadella, perché lo merita. Abbiamo le immagini della vittoria esterna al Piola sul campo della Pro Vercelli. Per ora abbiamo fatto il nostro focus sull'Avellino. Approfondiremo il discorso su Benevento e Salernitana, e poi anche qui in derby c'è la parte tradizionalmente dedicata all'offside, ossia le interviste realizzate dai colleghi nell'immediato post partita sui tre campi. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi torneremo insieme. Vanno sempre dai migliori. Riccardo Sgrosso, Buffetti e Avellino, via Circunvallazione. Nardone Martino, macchinari, ricambi, accessori e arredamenti per panifici, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie. Con 4.000 metri quadrati dedicati all'esposizione, da oltre 35 anni, Nardone Martino è leader nel settore. Nardone Martino, San Giorgio del Sannio, Benevento. A metà strada tra Avellino e Benevento, tra le verdi colline del Sannio e dell'Irpinia, sorge il ristorante panigacceria Acqua e Farina, dove i titolari, in un'atmosfera calda e accogliente, vi delizieranno con panigacci della Liguria, testaroli, bistecche grigliate di Chianina, pesce freschissimo tutti i venerdì e tante altre prelibatezze. Inoltre, ampie sale all'interno ed un grande spazio all'aperto, ideali per cerimonie ed eventi di ogni genere. E per la gioia dei più piccoli, un parco giochi per bambini. A 600 metri sul livello del mare, a 2 km da Monte Fusco. Venite a trovarci. Soft Technology. Arredamenti d'ufficio, fotocopiatrici, computer. Perché scegliere un multifunzione quando puoi averne tre allo stesso prezzo? Perché acquistare? Noleggia a soli 70 euro al mese. Soft Technology. Via Piano d'Ardine 48B, Avellino. Telefono 0825 610 435. www.softtechnology.it.
Aria di derby in questo studio che è interamente dedicato ai colori delle tre campane impegnate in Serie B. Non si può non aprire, noi lo stiamo facendo, lo faremo fino alla fine, anche la parentesi sul Napoli che ha chiuso il primo tempo in parità 0-0 a Palermo, malgrado il dominio sul terreno di gioco. Nel primo anticipo vittoria per 3-1 della Juventus sul Sassuolo, con doppietta, tutto in un quarto d'ora, doppietta di Gonzalo Higuaín e poi gol anche di Pjanic, quindi i volti nuovi della Juventus a ribadire con vecchi. E da Juventino, sì, devo dire, c'era un rigore per il Sassuolo per un tocco evidentissimo in area di Chiellini. Che strano che non sia stato sanzionato, no, che strano, va bene. Allora, facciamo derby anche io e te, siamo pronti per il derby. Andiamo al telefono, perché vi ricordo, 0825 23743 per far parte, per partecipare alla nostra discussione, un tifoso dei Lupi, dell'Avellino in linea. Ciao, come ti chiami? Ciao Silver, sono Pietro dalla provincia di Caserta. Ciao Pietro, ben trovato. Buonasera a tutti in studio. E purtroppo siamo qua di nuovo a parlare di una non vittoria dell'Avellino, l'ennesima. Sono passate tre partite. Il nostro mister ha dichiarato in sala stampa che ha visto dei miglioramenti. Io premetto che sono sempre quel tifoso ottimista. Però sinceramente di ottimismo non se ne vede né in campo e né fuori dal campo, oppure sugli spalti da parte dei tifosi. Io vedo che è un ambiente un pochettino cupo ad Avellino, e specialmente ho visto la partita oggi, ma parliamo sempre delle stesse cose. Io non riesco a capire, Toscano c'ha questa rosa in mano da due mesi, non ha dato un gioco a questa squadra. Io non lo so come fanno a dire che ha visto un miglioramento, o io ho visto un Avellino, oggi fortunatamente ho potuto seguire la partita in TV, ho visto un Avellino senza centrocampo, il centrocampo ad Avellino è inesistente, l'Asic non pervenuto, Paghera non ne parliamo proprio, Gavazzi è la controfigura del Gavazzi dell'anno scorso. Noi diciamo sempre siamo all'inizio, ma sì, ma quand'è che si inizia veramente? Pietro, grazie, ti interrompo, grazie come sempre per aver partecipato. Mi pare di capire che il tuo ottimismo è fortemente minato, perché però chiariamo un paio di concetti. Il silenzio, perché i tifosi sono entrati al 23esimo del primo tempo per proteste contro i DASPO, le misure prese nelle precedenti settimane. Però è anche vero che l'Avellino non vince, come mi ricorda Marco Festa, dal 27 febbraio scorso, esattamente. Avellino-Livorno 2-1. Sì, e col Trapani non ha mai vinto, ha sempre pareggiato. Troppe coincidenze. Troppe coincidenze. Tre pareggi e una sconfitta. Beh, devo dire che noi del centrocampo, come anticipavo, non è che siamo qui praticamente a fare processi, ma a fare delle riflessioni, insomma, in linea di massima sono abbastanza coincidenti le nostre con quelle che fa la piazza, perché la partita la vedono tutti. Giustamente, come non spiegavo ma immaginavo e quindi trasmettevo prima, a proposito dell'utilizzo di alcuni calciatori che Toscano, nonostante non siano al 100%, sta utilizzando, mi riferisco a Paghera ed a Gavazzi. Ovviamente questa è una mia chiave di lettura, ci mancherebbe, perché non credo che un allenatore non metta in campo calciatori atleticamente pronti. Però devo dire che oggi mi faceva scattare questa riflessione il commento del telespettatore che ha chiamato poc'anzi. Beh, francamente devo dire che per quanto mi riguarda si è sentita come la presenza, cioè l'assenza di Angelo D'Angelo. Quindi voglio dire, magari in un centrocampo blindato, qualcuno non al top della condizione poteva essere sacrificato per D'Angelo, e magari qualcun altro, visto che si sta parlando di un paio di calciatori, Paghera e Gavazzi, far posto ad un Verde e magari partire con un'impronta, una mentalità d'attacco, di sfondamento maggiore dall'inizio, e poi ti magari prendi qualche rischio in più, per farla breve, subito in partenza. Prima di virare alla Salernitana, perché abbiamo momentaneamente in parcheggio
parcheggio, la Salernitana e soprattutto il Benevento che è secondo della classe, ragazzi. Quindi anche un invito ai tifosi delle due squadre che sono in visione, contattateci perché abbiamo voglia di parlarne. Mi dai, Annibale, poi andiamo su Salerno, promossi e bocciati di questa partita, 3 o 4 nomi magari, chi ti ha esaltato, chi invece... Beh, non ti è piaciuto proprio. Promosso, diciamo, per quello che ha fatto vedere dall'inizio, ed è una conferma, dico Belloni. Poi mi è piaciuto, ovviamente è stato provvidenziale, il portiere. E poi tre ne vuoi? Ah, e poi sì, Jimmy City sicuramente. Bene. Su tutti devo compito dire. Più difficile. Bocciati? È un compito più che difficile, direi imbarazzante, perché poi tutti ci mettono l'anima. E che dire? Rimandiamo. Rimango sul centrocampo, anche se io apprezzo tantissimo uno più dell'altro, mi riferisco a Gavazzi rispetto a Paghera, insomma, diciamo che sufficienza, anzi neanche sufficienza, poco meno della sufficienza, considerando le loro caratteristiche. E poi devo dire la verità, anche lo stesso Lasic, che invece mi è piaciuto quando a freddo è stato messo in campo, mi riferisco alla partita col Brescia, che invece oggi insomma ha vagato un po', ma credo che siano vittime di una, come dire, di uno sbandamento sicuramente è tattico, ma soprattutto tale perché ha una spiegazione, diciamo, mentale di smarrimento in quello che dovrebbero fare e che non credo assolutamente Toscano non gli trasferisca, ma che evidentemente mancano ancora. Lo provano, lo studiano, ma evidentemente devono ancora ripassare la lezione. Sì. Mettiamola così. Parola ora alla regia. Angelo scalda i motori, Angelo Ferraro, perché parliamo della Salernitana e rivediamo con il commento dettagliato che cosa è successo in questa partita che è finita dopo 7 minuti a Novara con un gol di carambola. Vediamo. La Salernitana al Piola per la conferma dopo i due pareggi tra casa e trasferta, il Novara per la prima vittoria dell'era Boscaglia. Sannino si affida ad un 3-5-2 con Rosina subito dietro le punte, Coda e Donnarumma. Il Novara parte fortissimo, Galabinov va duro nel contatto con Schiavi, tutto regolare per Pezzuto. La sfera arriva tra i piedi di Faragò, la sua conclusione diventa un assist per Sansone, l'ex Bari firma da terra, l'1-0 piemontese al settimo. Nel replay la bomba di Faragò e il tocco di Sansone che va a segno per la prima volta con gli azzurri. È un Novara in pieno controllo che sfiora il raddoppio con Corazza, lanciato da Sansone, salva tutto Terracciano. Padroni di casa a tutto campo che ci provano dalla distanza, Faragò fronte porta, spara alto. Pochi minuti dopo, Dickman scambia con Casarini e costringe Terracciano agli straordinari. 1-0 a fine primo tempo con i Granata che provano a scuotersi. Dentro Caccavallo per Donnarumma, proprio l'ex paganese va a staccare sul cross di Laverone, ma il Novara ha la chance per chiudere il match poco dopo. In campo aperto Galabino va tu per tu con Terracciano, cincischia sul dribbling, controllo e tiro con il bulgaro che va a colpire in pieno il palo. Salernitana che si salva e prova ad impattare la sfida nei minuti finali. Rosina pennella con il mancino, da Costa è bravo a chiudere in angolo. Per Pezzuto può bastare così e finale alla Piola 1-0 Novara. Arriva in trasferta il primo KO dei Granata. Beh, Angelo Ferraro, dove è finita la Salernitana bella vista alla Spezia e quella anche coraggiosa di Tempra, capace di fermare in casa il Verona? Visto che sono ottimista, presumo si sia fermata a Salerno, sì, e abbia mandato le controfigure. Davvero troppo brutta quella vista oggi per essere vera. Eppure aveva cominciato col piglio giusto. I primi 3 minuti, squadra alta, buon possesso palla, aggredivano la difesa avversaria. Poi su quell'episodio che abbiamo visto, davvero una topica colossale di Schiavi, che si lamentava di un fallo inesistente, lì la partita è praticamente finita. Il primo tempo il tanto bistrattato Terracciano ha salvato almeno 2 volte la porta. Nel secondo tempo ci si aspettava una reazione decisa della squadra che producesse almeno qualche conclusione verso la porta, invece, come abbiamo visto nel vostro servizio, è l'unica conclusione su punizione di Rosina al 31esimo, se non sbaglio, ed è veramente poco. Veramente brutta Salernitana, sconfitta sulla quale bisogna riflettere e, ripeto, speriamo sia solo un episodio. Ecco, tu come la giustifichi?
Cioè, perché c'è stato un calo di condizione, c'è stato un approccio sbagliato, c'è stato il contraccolpo psicologico del gol preso in quel modo? I limiti dove sono? Probabilmente tutto ciò che dici, a cui si aggiunge anche la carica emotiva agonistica della partita col Verona, perché a Salerno quella sfida è stata sentita molto, è sentita moltissimo, e la reazione che ha avuto la squadra nel secondo tempo col tentativo quasi conclusosi con un successo, perché la Salernitana poteva addirittura vincere quella gara. Diciamo, è come se la squadra fosse arrivata a scarica a Novara. Consumata dopo la partita con il Verona. Psicologicamente, sì. E c'è anche un altro elemento sul quale riflettere. Mi dicevano degli amici, dei colleghi lì a Novara, che c'era davvero caldo oggi. Sì, sì. C'era davvero molto caldo, umidità elevata, quindi probabilmente anche questo ha pesato sulla condizione atletica non ottimale di alcuni elementi della Salernitana. Posso dirti una cosa e voglio coinvolgere Franco? Personalmente spero che abbia inciso più il caldo nella tua analisi, perché qualora dovesse invece aver prevalso il primo discorso, io mi preoccuperei. Me lo auguro, me lo auguro. Vorrebbe dire che dobbiamo crescere un po' tutti quanti, perché arriva il Verona e noi andiamo in tensione e ci consuma l'attesa per il Verona. No, la Salernitana è comunque la Salernitana con il suo blasone, come l'Avellino alla storia, e il Benevento la sta scrivendo anche con quel piglio, diciamo, garibaldino, abbastanza coraggioso. Certo. O no? Siete d'accordo, Franco? Sì, allora, partiamo dal presupposto. Diciamo che ci sono sempre anche gli avversari. Non ce li dimentichiamo. Okay. Il Novara è un'ottima squadra. È una squadra che è stata costruita per cogliere un traguardo importante, che magari non sarà la diretta, ma sicuramente punta ai play-off. Quindi non dimentichiamo mai che c'è un avversario che deve fare qualcosa anche lui. Il Novara veniva da due partite non prettamente buone dal punto di vista dei risultati, per cui cercava assolutamente di vincere questa prima partita. Prima vittoria di Boscaglia. Esatto. È ovvio che noi siamo appena alla terza partita, è chiaro che c'è qualcosa da rivedere in tutte le squadre, anche in chi vince. Bisogna aggiustare qualcosa, bisogna rivedere. Nel frattempo, gol di Hamsik, sì. Bellissima azione, cross di Gulam da sinistra, e Hamsik ha messo dentro di sinistro anche in questo caso. Ti interrompo? No, concludi, Franco, poi andiamo a telefono. Dicevo, bisogna migliorare tantissimo. Anche una squadra che vince ha il dovere di migliorare, però insomma, andiamoci calmi e troviamo, ecco, sta agli allenatori trovare i difetti delle loro squadre e metterci. Certo. Annibale? Sì, scusandomi per l'attesa ancora di pochi secondi col telespettatore, mi voglio agganciare a quello che diceva Franco, soprattutto perché appunto il Novara bisogna pensare e considerare gli avversari, e spezzo una lancia anche a favore in questo caso di Toscano, avendo oggi affrontato un Trapani allenato da un signor allenatore che si chiama Serse Cosmi. Come? Che non dimentichiamo, certo. il Novara praticamente è di un allenatore che l'anno scorso allenava il Brescia, che è una, sì, grande squadra, e non dimentichiamo che è stato colui che ha consegnato poi a Cosmi il Trapani, che insomma, assolutamente, e quindi il meccanismo secondo me è... E aggiungerei, poi andiamo davvero al telefono, il Frosinone ha avuto le stesse difficoltà nello scorso turno e oggi si è ripreso, però faticando, perché il Latino, vi ripeto, ha fatto una grandissima partita. Questa altalena sta caratterizzando il Verona e un po' tutti, quindi ciò avvalora la tesi di Franco. Andiamo al telefono, un tifoso della Salernitana. Ciao, buonasera. Pronto? Buonasera, ciao. Pronto? Sì, ti sentiamo, ciao. Prima cosa, buonasera, sono Carmi da Salerno, saluto Annibale Di Scepro dall'anno scorso. Ciao Carmine, buonasera, ben trovato. Buonasera, saluto Annibale Di Scepro, perché l'anno scorso sulla trasmissione che c'era Marcello Feste, Annibale Di Scepro, che per me è un grande giornalista da Avellino, è il migliore per me, io parlo di, per me, il miglior giornalista è un signore quando parla, per me.
è orfano di Marcello Festa. Spero che Marcello Festa venga presto, perché Marcello Festa sta a Salerno, sta dicendo le verità le due partite che abbiamo visto. Vabbè, è andata così, sono un po' amareggiato, perché si può anche perdere, perché il calcio è fatto di vittorie, sconfitte e pareggi, si sa. Però mi aspettavo una reazione nel secondo tempo, non c'è stata. Vabbè, avanti così. Ma l'anno scorso, volevo solo dire, il Cittadella, si parla di Cittadella, l'anno scorso mi ricordo che il Livorno fece 3 vittorie e stava a 9 punti. Quest'anno il Livorno sta in Lega Pro, sì. In Lega Pro sta. E Panucci poi fu mandato via. È vero. Fu mandato via. Poi un'altra cosa che dico, forza Napoli, Salernitana, Avellino e Benevento. E Casertano, come ha detto il signore lì, io tipo pure per la campana, a me quando le campane vincono sono felice, quando perdo sono depresso. Arrivederci e tanti saluti ancora a Libro Discepolo. Grazie Carmine, complimenti a te per lo spirito dell'intervento. È vero, è così, ha ragione, quindi al bando il campanilismo, che può starci nei termini dello sfottò anche simpatico, poi alla fine ci troviamo spesso e volentieri a difendere noi stessi dagli assalti che arrivano da fuori. Quindi, vabbè, comunque il messaggio di Carmine è condivisibile, nel senso la Salernitana prende lo schiaffo, che non è stato un vero pugno, perché un gol così è uno schiaffo. Ti aspetti che comunque riorganizzi la manovra, perché la qualità, io ora ti tocco Angelo su Rosina, che è un giocatore che comunque ha toccato tanti palloni, sempre accompagnato da Ogier, però io so che tu... Sì, lo dicevamo. Non impazzisce, non hai dubbi sulla sua qualità? No, assolutamente. Mettere 2-0 del Napoli intanto, Cagliajon. Mettere in discussione Rosina sarebbe da folli, ancora non sono arrivato a questo stato. Però discuto il ruolo che gli sta cucendo in questa fase Sannino, mi spiego. È sicuramente un uomo determinante, è sicuramente un grande calciatore, probabilmente un lusso per la Salernitana in quella categoria, non può essere colui che fa girare la squadra. Se al posto di, cioè accanto ad Ogier, non al posto di Ogier, perché per me Ogier insieme al portiere è stato il migliore in assoluto oggi, senza discussione. Condivido. Senza discussione. Ma se accanto ad Ogier ci fosse un giocatore che desse i tempi di gioco, riuscisse a far giocare in maniera più ampia, dando respiro alla manovra, sfruttando le grandi capacità dei due esterni. Oggi sia la Verone a destra che Vitale a sinistra praticamente non sono mai arrivati sul fondo a mettere le palle al posso centro. Posso interromperti un secondo chiedendoti una valutazione su Vitale? Sul momento, cioè a che punto è? Questo qui è uno dei mancini più forti. Vitale è un giocatore che a mio avviso potrebbe giocare tranquillamente in tante squadre di Serie A. Bene. È un giocatore di grande personalità, grande gamba, ottima tecnica, e a me le persone, il calciatore di personalità preferisco sempre averlo dalla mia parte, lui è veramente bravo. Ancora non è prontissimo probabilmente, però riesce a fare la differenza anche con a metà della condizione fisica, è veramente un grande calciatore. Sì. Allora, raddoppio del Napoli che vi racconto, cross pennellato davvero di Lorenzo Insigne dal vertice sinistro dell'area di rigore. C'erano due giocatori praticamente in linea del Napoli, c'era Cagliajon e a qualche metro da lui Milik. Il pallone è andato verso Cagliajon, che è impattato di testa e messo alle spalle del portiere del Palermo. Il Napoli sta ora soltanto raccogliendo quanto ha costruito nel corso del primo tempo. Il gol è tardato ad arrivare, ne sono arrivati invece due e continuano a fioccare le occasioni. Detto questo, vogliamo vedere un attimo il pagellone di questo Novara Salernitana. Vediamo se le valutazioni della nostra redazione poi alla fine si sposano con quelle di Angelo Ferraro, che è ospite granata del nostro parterre. Ah, ma ragazzi, ma siete strettini di voti, perché Terracciano 6, forse oggi è la giornata dei portieri, perché Radunovic e Terracciano hanno fatto buone prestazioni. 6 anche a Mantovani mi sembra pochino, perché Mantovani è il giocatore forte, forte. 4,5 Schiavi, 5,5 a Bernardini, 5 alla Verone, 5,5 a Ogier, e vediamo un po', purtroppo ho la vista, sono astigmatico, quindi vediamo un po', ecco, Busellato, 5,5, grazie. 6 Vitale, così come Rosina, 5,5 per Coda, 5 Donnarumma, poi è entrato Caccavallo, qui non ha valutazione, però quantomeno ha rivitalizzato un pochino. Sicuramente un po' di 5,5 per Della Rocca e Joao Silva,
e Sannino mi pare la sufficienza per... Ah no, 5 al tecnico della Salernitana. È sempre Marco Festa che fa. Non credo sia Marco qui, Massimiliano Grimaldi. Ah, Massimiliano. Io mi dispiace per Massimiliano, sono quasi completamente in disaccordo. Ah, Donnarumma... Riscriviamole. La Salernitana ha giocato in 10, come il Verona, per tutta la gara praticamente, perché Donnarumma... inesistente, e credo che Coda anche ha messo 5, Massimiliano, ma sì, ma ha messo 4.5 a Schiavi. Schiavi ha sbagliato, però il suo l'ha fatto. Poi dopo il 5.5 a Auger, molto stretto, sì. Invece mi sembra generoso il 6 a Vitale, perché oggi non ha fatto una grande gara. Invece Mantovani condivido, perché per distacco il migliore della difesa dei giocatori di movimento 6.5? O sì, lo tieni sul 6? 6.5, insomma, lì ci siamo. E invece Caccavallo meritava una valutazione, perché effettivamente quando è entrato ha dato un po' di verve, a differenza di Donnarumma, che era un fantasma in campo praticamente. Angelo, scusami, Annibale ha fatto la sua parte e in buona sostanza qui finora ha chiesto qualcosa a Toscano, cioè ha detto: caro Toscano, Lavellino, io dall'Avellino mi aspetto questo, questo e questo, dal tuo lavoro mi aspetto questo. E Toscano non ha avuto problemi, almeno non si è nascosto in sala stampa. Tu, da un allenatore molto esperto, molto bravo come Sannino, che sulla carta e non solo è valore aggiunto di questa Salernitana, cosa ti aspetti? Io temo che Sannino in questo momento abbia grosse difficoltà, perché gli manca l'uomo a cui facevo riferimento prima. Credo che la partenza di Moro, sostituita numericamente, ma non come ruolo, sia molto più grave di quello che appare finora. Auger, Busellato, lo stesso Della Rocca sono sicuramente dei buoni centrocampisti. Auger in particolare avrà un grande futuro, è veramente un ottimo prospetto. Però il calciatore, ripeto, che fa muovere, fa girare la squadra, in rosa in questo momento non c'è a Salerno, e per questo motivo credo Sannino cerchi di dare libertà di manovra assoluta a Rosina. Il problema è che, a mio avviso, credo Rosina non possa essere il giocatore che fa girare la squadra. Franco annuiva su Moro, il passaggio, sì, su Moro. Sì, sono d'accordo. Io credo che insomma, magari il Benevento si sentirà un po' in colpa in questo momento, perché credo che dopo la partenza di Moro la Salernitana abbia cercato con insistenza Buzzegoli, e poi invece il Benevento è arrivato, perché serviva anche a lui, quindi in pratica è riuscito il Benevento a prendere Buzzegoli. Io credo che Buzzegoli sarebbe stato un giocatore, sì, l'uomo giusto per risolvere quel problema che la Salernitana ha in questo momento. Sì, i due momenti a confronto delle due piazze, Annibale e Angelo, oggi come sono usciti i tifosi dal Partenio? Detto che sono entrati in leggero ritardo, sì, e che abbiamo, sì, anche raccontato a parte questa, diciamo, questa protesta, insomma, questo comportamento che, insomma, c'è sempre sugli spalti quando ci sono dei provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria, diciamo che uno spirito, chiamiamolo così, di solidarietà tra colleghi, quello dei tifosi. Devo dire che Toscano è uscito anche con qualche fischio, ma non credo di bocciatura, di disappunto, e soprattutto di quello che ogni tifoso, dico purtroppo, insomma, nella fretta, nella passione e nell'amor proprio, forse c'è questa specie di transfert, cioè non volendo soffrire trasferisce questa sua emozionalità sui calciatori, e quindi vuole che la squadra del cuore segni a tutti i costi. E ovviamente quando non succede, il capro espiatorio, insomma, ma diventa come in parte responsabile anche l'allenatore. Però c'è un bel messaggio in foto su Instagram di Verde, eccolo qui, un messaggio d'amore alla piazza del ragazzo che Toscano sta provando da mezzala, è quello che, insomma, potrebbe un po' sparigliare nelle giornate di eccessivo equilibrio o anche di eccessivo timore. Va, mettiamola così. Un bel messaggio con foto, messaggio d'amore per questa piazza e per questa maglia di questo ragazzo
che vuole ritagliarsi uno spazio importante nella storia del club. Già se è Toscano, insomma, si dovrebbe trovare con Toscano come un fatto di feeling. Scherzo, dice, non ovviamente. Ci lasciate mai soli perché scaleremo insieme questa montagna. E questo è un messaggio, secondo me, di grandissimo ottimismo, ma anche è un giuramento, diciamo, no? Insomma, che poi vuole anche, come dire, estirpare affetto, pazienza, considerazione, attesa, la stessa che chiede Toscano, alla piazza. Quindi credo che, insomma, sia un ottimo messaggio. Per chiudere momentaneamente la pagina salernitana, so di prendere leggermente in controtempo la regia, so altrettanto bene quanto sono bravi, quindi non ho timore di proporre l'intervista a Bernardini, giocatore dal quale forse oggi si attendeva un piglio un po' diverso, maggiore attenzione. L'abbiamo, vediamo cosa dice lo statuario difensore biondo della Salernitana. Era una situazione di contropiede, come è capitato spesso oggi, e questo dobbiamo evitare, questo perché se subivamo il 2-0 già nel primo tempo sarebbe finita la partita. L'abbiamo tenuta in piedi, abbiamo provato a pareggiarla fino alla fine, però dobbiamo sicuramente migliorare. Con un pizzico di fortuna in più magari portiamo a casa un punto non meritatissimo, però comunque io credo che stiamo lavorando bene e la strada che vedo in allenamento e che vedo nell'atteggiamento dei ragazzi è sicuramente ottima, quindi i risultati arriveranno per forza perché stiamo lavorando veramente bene. Credo che la serenità debba continuare a rimanere nello spogliatoio senza farsi paranoia. Adesso lavoriamo per giocare in casa e fare della Rec, insomma, un punto di forza nostro, come è stato contro il Verona. Così Alessandro Bernardini, voto alla sincerità di Bernardini. Potevamo portare un po' non meritatissimo. Sette. Potevi evitare il superlativo. Se no era 8. Lui non ha giocato la sua migliore partita, ovviamente, però devo dire è stato condizionato dal giallo dopo pochi minuti. Per un difensore centrale, come no? Prendere giallo dopo 13-14 minuti diventa dura, con degli attaccanti antipatici, tipo il bulgaro, no? Lo conosciamo molto bene. Cliente scomodo Calabino. Forte. Molto scomodo. Spigolosissimo. Molto grosso, spigoloso. Certo. Braccia larghe. Sai fatto su. Un picchiatore, sa calciare, oggi ha dimostrato di sapere anche baciare i pali, perché è stato bravo lì a prendere il palo. Sì. Vabbè, questo per quanto riguarda la Salernitana. È arrivato finalmente il momento di parlare del Benevento. Vi ricordo sempre l'opzione per intervenire in diretta 0825 23743, e c'è anche l'altra strada, quella dei messaggi WhatsApp al 342 8725 223. Benevento secondo in classifica con 7 punti dopo un inizio che sulla carta era davvero da far tremare i polsi, come ricordava Franco Santo, con l'esordio casalingo con la spalla ambiziosa, poi la trasferta sul campo del Carpi, quindi il Verona di Fabio Pecchia che arriva, perde dopo 7 minuti Caracciolo e poi perde la partita con le solite prodezze di Falco e Ciciretti, uomini simbolo, ma sarebbe riduttivo considerare il Benevento frutto dei numeri di questi due ragazzi. C'è una grande organizzazione, c'è un allenatore che sta facendo molto bene con estrema serietà e ribadisce poi il concetto nel dopogara, credo esclusivamente nella forza del lavoro. Mi fermo qui perché andiamo a vedere il commento di questa storica vittoria del Benevento per 2-0 sul Verona. Sarà solo la terza giornata, ma a Benevento si inizia a sognare. 7 punti in 3 gare e non contro avversarie qualunque. Una serie positiva centrata contro Spal, Carpi e Verona. Un pari e 2 successi, l'ultimo contro la corazzata scaligera di Pecchia. 4 contro 2 formazioni fresche di retrocessione dalla massima serie e non smontate dal mercato estivo. È il Benevento che è cambiato, è la strega che ha finalmente tolto quella patina di paura che ha contraddistinto gli avvii delle precedenti gare. Stavolta arretra il Verona, stavolta Pecchia deve mettere le mani nei capelli dopo una manciata di minuti, quando Caracciolo non può fare altro che atterrare Ceravolo lanciato a rete. Ultimo uomo, chiara occasione, il rosso è una conseguenza. E il Benevento ne approfitta, sente il sangue della preda, la bracca e la colpisce. Il colpo vincente lo trova l'uomo dal piede fatato, quel Falco che ha già fatto male a Modena con un tiro a giro.
Stavolta il pallone lavorato e calciato non prende alcun giro, va a finire come un fendente in fondo al sacco. Nicolas impotente. Pecchia non fa una piega, non cambia nulla, se non inserire Juanito Gomez che dà sostanza e risulta indigesto alla retroguardia beneventana. La conclusione di Suprayen mette i brividi, Cragno non si fa sorprendere. È Fares a mostrare tutto il suo disagio al 33esimo con un appoggio di petto scellerato sul quale Ciciretti non si fa pregare. Esplode il Vigorito, la paura di inizio gara si trasforma in incredulità generale. Gli avvisi di Picchia sono caduti nel vuoto, attenti a quei due, Falco e Ciciretti. I giallorossi, che hanno mandato giù tante delusioni per provare il salto in Serie B, una volta raggiunta la cadetteria, hanno dato dimostrazione di trovarsi a proprio agio come il fachiro sui chiodi. Leggero il Benevento, entusiasti e gonfi d'orgoglio dei tifosi con quel secondo posto dietro ad un'altra neopromossa, il Cittadella. 7 punti in 3 giornate, un inizio coi fiocchi. È il bello della B. Piano piano il Benevento si sta svegliando da un sogno e sta scoprendo che la realtà è ancora più bella. Rientriamo con il Napoli che fa 3 gol di Callejon, servito dall'ottimo Piotr Zielinski che ha percorso 20 metri prima di appoggiare per Callejon, botta dalla distanza, e qui c'è la grave complicità del portiere del Palermo. Per rendervi un po' l'idea del gol, ricordate cosa successe nell'ultima stagione di Benitez, il paperone di Rafael che prese gol da metà campo? Qui la distanza era minore, però il portiere si lascia scivolare. Vedo la mimica di Franco Santos. Agli uomini di calcio poi alla fine dispiace, sì, quando vedi queste cose qui, indipendentemente dai colori, certo. Perché questo è il classico paperone, il tiro di Caglion, però una bella rasoiata. Per fortuna il terzo, quello lì decise invece. Quell'anno lì decise. Vabbè, mi è piaciuta molto l'immagine utilizzata da Fabio Tarallo per definire questo Benevento, che è leggero. Un Benevento leggero ma allo stesso tempo cattivo e consapevole della propria forza. Sì. Oggi mordere il Verona, incattivito dall'espulsione, era tutt'altro che facile. Assolutamente, sì. Io l'ho detto anche prima, il Verona, nonostante abbia giocato quasi tutta la partita in 10, ha dimostrato di essere una squadra che può puntare assolutamente alla Serie A. Qualità in ogni parte del campo, ha giocatori che hanno alle spalle centinaia di partite in Serie A, insomma, poi anche nei cambi, insomma, cioè Juanito in panchina, cioè, insomma, stiamo veramente parlando di una squadra che credo non abbia nulla a che vedere con la B, però ovviamente dovrà giocarsela come tutti e stare bene attento a questi scivoloni che ci possono essere nell'arco di un campionato. Magari anche la retina ci sarà quando... Certo. Sì, avremo tutta la parte finale dedicata alla preview del prossimo turno. Magari puoi dare in questa fase un consiglio alla Vellini di Annibale. Sarà anche più arrabbiato il Verona che dopo aver perso a Benevento. Sì, ma stamattina, cioè oggi, a domanda a Toscano, dice, ma a proposito della sconfitta del Verona, un collega chiedeva, diceva, sicuramente dopo la sconfitta col Benevento saranno col sangue agli occhi, col coltello tra i denti, e allora Toscano con molta pazienza ma senza scomporsi ha detto, loro ma anche noi saliremo, certo, col coltello, certo, quindi, certo, certo. Almeno voglio dire, c'è questa, assolutamente, questa condizione psicologica. Pecchia Angelo intanto ha detto nel dopo partita, mi brucia più questa partita, sì, più aver perso qui in questo modo che non a Salerno, dove comunque avevamo accarezzato l'idea di poterla portare a casa. A Salerno ho visto un grande Verona. Franco sottolineava i grandi uomini in panchina. Io sono rimasto impressionato da Bessa, che è un calciatore a tutto campo, grande visione di gioco, grande qualità, tecnica, sì, e grande forza nelle gambe. Non lo butti giù. Sì, lo butti giù. Voglio dire una cosa, però, consentimelo. Allora, magari non c'entra nulla, ma da un uomo del sud, qual è Picchia, e anche nel ruolo ovviamente di allenatore, fare una considerazione del genere e sminuire e come dire, sbugiardare quello che poi il campo sarà pure in inferiorità numerica,
da un lato, ma di contro dalla potenza di gioco e di fuoco che ha il suo Verona, dire questo insomma mi sembra anche una dichiarazione che penalizzi il Benevento, che secondo me ha vinto meritatamente. Non ti è piaciuto? No, non mi è piaciuto, una cadutina di stile diciamo. La sua caduta di stile è allenare il Verona. se devo dirla l'hai detta tutta. No, io la scorsa settimana l'ho intervistato a fine gara e gli ho chiesto provocatoriamente: mister, ma come fa ad allenare il Verona? Cosa ti ha risposto? Non mi ha risposto, ha sorriso amaramente, non mi ha risposto. Lui comunque è sicuramente un grande allenatore, sono d'accordo con Annibale, è una caduta di stile, e però ci sta, perché è rimasto una squadra esce sconfitta da una partita contro una neopromossa, poi una neopromossa che ha tutti i mezzi per dire la sua fino alla fine del campionato, perché come dicevamo all'inizio il Benevento ha una grandissima società alle spalle e soprattutto ha un grande allenatore. Parlavamo di allenatori, credo sia l'uomo giusto al posto giusto davvero. Baroni è un normalizzatore. Bravo. In piazze difficili come quelle meridionali, avere un uomo con quella tempra, con quel polso, con quella freddezza e anche con una grande capacità di lettura della gara, perché non dimentichiamo i trascorsi di Baroni. Baroni è veramente un uomo che di calcio ne mastica da tempo. Io lo ricordo anche da calciatore, mi piaceva per il suo modo di affrontare le gare, sempre molto compito. È l'uomo della ratifica del secondo scudetto del Napoli. Sì. E poi ha indossato per 3 anni la maglia del Verona, ha vinto un campionato di Serie B, poi quello successivo, 96, retrocesse. Vi devo fermare perché c'è una tifosa dell'Avellino in linea. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Silvana. Ciao, da Silvana. Salerno, però tipo Avellino. Percorso particolare. Niente, volevo farmi una domanda, insomma, più che altro una riflessione, e volevo sapere insomma se pensate insomma sia giusta. Diciamo che in campo psicologico a volte si parla di dinamica dei gruppi, no? E si dice che il valore di un gruppo prescinde dall'effettivo valore dei singoli componenti del gruppo stesso. Che significa? Che se io ho 11 giocatori che valgono 10, non è detto che questo gruppo poi alla fine varrà 110. Può darsi che mi varrà 50, può darsi che varrà 500, dipende da come appunto interagiscono poi fra di loro questi giocatori. Io penso che l'Avellino abbia delle bellissime individualità. Io per esempio sono proprio follemente innamorata di Omiyonga, piace tantissimo, Belloni bravissimo, lo stesso Verde secondo me può dare ancora tanto, non ancora espresso tutto quello che ci può dare. La difesa proprio in generale, per esempio oggi abbiamo visto il centrale, quello albanese, aiutatemi un attimo la pronuncia. Jim City. Bravissimo. E anche mi ha fatto un'ottima impressione, per cui penso che singolarmente presi i giocatori possono dare veramente tanto, però forse ancora non siamo arrivati appunto a quella dinamica del gruppo che può dare il meglio. Mi dà l'idea di quella caffettiera, no? Che sta lì, si sente che sta per uscire sto caffè buono, però ancora non ci siamo. Io penso che però quando comincia ad uscire avvertiremo un bel profumo, non lo so, chiedo a voi se è così. Sì, no, argomenteremo. Quindi Silvana, tu quest'opera va per favorire da collante, mettiamo così, per cementare le idee del gruppo, questo lavoro lo chiedi anche tu all'allenatore o credi che poi alla fine sia una dinamica naturale che con il lavoro sia destinata ad arrivare? Io penso che sia comunque un qualcosa che debba arrivare con il tempo. Okay. Confido molto nella vecchia guardia. D'Angelo per me è proprio il vessillo dell'Avellino, quindi confido molto in lui, confido in Castaldo, i vecchi, fra virgolette, detto proprio con tutto l'affetto, possono portare l'allenatore e tutti, diciamo, anche i nuovi ad interagire nel modo migliore. Perfetto. Silvana, grazie molte, complimenti. Ciao. Complimenti grazie per la tua analisi che troverà d'accordo il nostro parterre, no? Sì, sì. Ancora di più. Perché fatta da una ragazza. Assolutamente sì. Bravissima davvero. 0825-23743 per continuare ad intervenire in diretta e dire la vostra. A Palermo si gioca il minuto numero quasi 29 di questa ripresa. Napoli che vince abbondantemente per 3-0 sul Palermo.
mimica eloquente dei tifosi in questo caso, ma anche di De Zerbi che è chiuso nel suo gabbiotto, immagino stia facendo i conti sul percorso che lo aspetti, perché Ballardini non se l'è sentita, è andato via, ha detto no, tu non mi hai preso nessuno, non mi hai preso gli attaccanti che volevo, la squadra è incompleta e io non mi gioco questa ennesima scommessa. De Zerbi non può dire di no, perché la sua grandissima chance, però certo, avrà sicuramente molto da lavorare. Sarà idrofobo in questo momento, sì, conoscendolo un po'. È vero, è vero, è perché De Zerbi ex Napoli, ex Avellino. Prima il pagellone, facciamo così Franco, il pagellone, sì, del Benevento, ce lo giochiamo dopo la pubblicità, anche perché nel nostro dibattito lasceremo poi più avanti spazio alle dichiarazioni degli spogliatoi. Abbiamo sentito Bernardini, ci sarà Jim City per l'Avellino, il tesserato del Benevento e poi ovviamente anche gli allenatori. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. L'estate sta finendo e un anno se ne va. E invece da Dotolo Mobili l'estate continua! Un mare di promozioni ti aspetta a prezzi mai visti. Camere matrimoniali da 549 euro, cucine da 580 euro, divani letto da 199 euro, pareti soggiorno da 399 euro, arredamento completo da 1980 euro, zero acconto, zero interessi. Goditi la tua vacanza perché inizi a pagare a gennaio 2017. Tutti prima di acquistare passano da Dotolo Mobili. Vieni a trovarci negli oltre 30.000 metri quadri di esposizione a Foggia, Benevento, Bellizzi di Salerno, Passo di Mirabella e Dotolo Arreda a Teverola Caserta. Ricorda, l'estate di Dotolo Mobili continua. Aperti anche la domenica. shopping.dotolomobili.it. Cerchi un prestito chiaro e conveniente? Prestitalia, gruppo UbiBanca, è la soluzione giusta per realizzare i tuoi progetti. Prestitalia è società leader nel campo della cessione del quinto e delega di pagamento. Grazie all'elevata specializzazione sui prodotti e alla professionalità di un team di esperti presenti su tutto il territorio nazionale, Prestitalia vanta un ruolo da protagonista nel mercato dei prestiti. Per te dipendente, il prestito ha un tasso sorprendente. Per te pensionato, il prestito è convenzionale. Contatta le nostre filiali e scopri la soluzione su misura per te. Prestitalia è il prestito che ti dà una mano. Punti operativi di zona Avellino, Benevento, Salerno e Teggiano. Siamo in onda, eccoci qui, derby, aria di derby nel nostro studio, la nostra chiacchierata che dura ormai dalle 21, sempre molto piacevole con i colleghi Franco Santo, Angelo Ferraro e Annibale Discepolo. Insomma, stiamo parlando del Benevento, mentre vi confermo il parziale del Barbera, Napoli avanti 3-0 sul Palermo in una giornata che... arriva anche il quarto gol, no, Gabbiadini se l'è mangiato, in una giornata che ha fruttato per i nostri colori in cadetteria 4 punti, 3 che ha portato il Benevento, il pareggio dell'Avellino e la sconfitta ai noi della Salernitana, della Salernitana a Novara. Franco, il pagellone del Benevento, vediamolo, poi dopo lasceremo spazio anche alla voce dei tesserati, le valutazioni degli inviati al Vigorito, 7 a Cragno, meritatissimo, il 6,5 avvenuti, poi Padella, Lucioni, Lopez, terzetto da 7, 8 per Ciciretti che si conferma ai suoi livelli, Buzzegoli che sarebbe piaciuto tantissimo alla Salernitana da 7,5, 7 per Cipsà, Melara, valutazione positiva anche per lui, e poi il 7,5 a Falco e ancora... Ancora una volta ho bisogno della classifica, sì. Interamente in grafica, ecco così. Ceravolo 7, 6 per Jakimowski, Sissé, buono l'impatto sulla partita, gara in corso 6,5, 7 per De Falco e 7 pieno anche per Baroni. Credo poco da obiettare a queste valutazioni. No, anche perché le pagelle le ho fatte io, quindi... No, ma ci mancherebbe, insomma... In realtà magari commentiamo solo il 6,5 di Melara che sì, è uscito alla fine del primo tempo e cioè, in realtà è un'incompiuta perché ha avuto un problema muscolare, speriamo non sia nulla di grave, in settimana farà
il solito esame ecografico e vedremo se ci sarà qualche problema. Sì, però purtroppo si pensava che non fosse qualcosa di molto lieve. Niente, ovviamente magari sono un po' larghi come voti, però insomma, ecco, ci sta, insomma, con l'uomo in meno. Certo, l'uomo in meno ci sta, è evidente che ha condizionato la gara del Verona, però il Benevento ha giocato al meglio questa partita, avrebbe potuto anche avere qualche difficoltà in più, invece ha giocato benissimo. Molti giocatori che all'inizio avevano dei problemi stanno crescendo, tipo Cibsa, che è quello che veramente è cresciuto in maniera esponenziale rispetto a tutti quanti gli altri. E una lieta sorpresa a Buzzegoli, che il tecnico ha voluto riconfermare per la seconda volta dopo l'esordio di Modena. Oggi rientrava De Falco e l'ha tenuto ancora in panchina, poi quando è entrato anche lui ha dato la sua ha fatto la sua parte. E, insomma, diciamo che in questo momento la differenza al Benevento la stanno facendo i due piccoletti, Ciciretti e Falco, proprio quelli che hanno segnato. Sono due mezze punte, non danno punti di riferimento alle difese avversarie, sono praticamente imprendibili quando cominciano a dribblare. E stanno probabilmente in attesa che li conoscano e magari riusciranno a fermarli, adesso fanno decisamente la differenza. D'altra parte Falco è un giocatore che sta aspettando da qualche anno di fare per il salto di qualità. Sì, il salto di qualità, lui è di proprietà del Bologna, per cui è chiaro che insomma aspira a qualcosa di leggerissimo dall'Avellino al quale il Benevento lo ha sfilato. Devo dire che questo è un po' un discorso molto simile a quello di Ciciretti. Oggi per Ciciretti Baroni ha usato parole molto importanti nel dopopartita di Sky, dicendo: io l'ho incontrato più volte ai tempi della Juventus Primavera e questo qui è uno che non ha niente meno dei Caprari o dei giocatori che sono già in Serie A, perché è uno di quelli che ti determina le partite. Se questo grado, ecco, di consapevolezza scatta nella testa non dell'allenatore che lo sa, ma del giocatore, e allora tutto cambia anche per le fortune della squadra, perché a questo punto magari ne facciamo il crotone di questo campionato. Ecco, che dici? Ma lo dico da Salernitano. Lo dici da Salernitano, con tutti gli scongiuri del caso. Ma ci si può credere o no sulla lunga durata? Ma io direi di sì, le premesse ci sono tutte. La società ha lavorato bene, ha una rosa profonda, chiaro, non può competere sulla carta con la corazzata veronese sul lungo periodo, però dopo il Verona non lo so quante altre squadre riusciranno. Carpi, Frosinone. Lo so, però guarda, il Bari che oggi ha buttato la partita a Vicenza. Sì, però ha preso i due punti in meno che aveva preso la scorsa settimana a Perugia. Giustissimo, vero. Vero, quindi, d'accordo con te. Alla fine io credo molto nella classifica, cioè i favori, gli sfavori, la fortuna, la sfortuna, se così vogliamo chiamarla, alla fine si equivale tutto. Diciamo che a Benevento in questo momento c'è una grandissima serenità, dopo aver giocato tanti campionati di Lega Pro quasi con l'esasperazione di chi vuole uscirne e vuole andare in B, quest'anno è chiaro, quello che viene è tutto guadagnato. E questo lo sente sia Baroni che la gente, per cui Baroni ha detto più di una volta: io sono curioso di vedere come andrà avanti questo Benevento, no? E siamo curiosi anche noi. Quanto perché è chiaro, cresce, è chiaro, sarà ogni settimana un esame a Bari, a Latina. Vedremo se riesce a mantenersi su questi livelli ed essere veramente la sorpresa della B. Angelo, diciamo, poi ascoltiamo Ciciretti. Diciamo, per quanto riguarda il Benevento, mi auguro arrivi più tardi possibile. Sono curioso di vedere la reazione dopo la prima sconfitta. Quella può essere la chiave di lettura per una prospettiva di alta classifica. Sulla maturità. La reazione dopo la sconfitta, che è la stessa cosa che riguarda adesso la mia Salernitana. Sono curioso venerdì di vedere cosa fa col Vicenza. Come, più che il risultato, l'approccio. Quindi mi aspetto di vedere un Benevento, ripeto,
non auguro assolutamente che la sconfitta al Benevento, però mi aspetto di vedere come reagisce la squadra dopo una prima sconfitta. Soltanto per le statistiche è inevitabile che arrivi, no, la prima sconfitta. Poi, tra l'altro, ti do una chicca: nel 2016 sì, in partite di campionato il Benevento è imbattuto. Bene, quindi speriamo che questa imbattibilità duri. Voglio dire una piccola cosa a proposito della serenità a cui faceva riferimento Franco prima, a proposito del momento, diciamo, magico del Benevento. Io credo che a Benevento non abbiano ancora metabolizzato quello che sta succedendo. Sì, sì. E quindi probabilmente... È pure positivo. Sì, estremamente positivo, perché insomma li fa essere, come dire, più equilibrati, sì, anche più ottimisti, e quindi insomma ben venga. Vero, vero. Ultimi 5 minuti di gioco al Barbera. 3-0 per il Napoli sul Palermo, e la sensazione, dopo l'ingresso in campo di Mertens per Callejon, autore della seconda doppietta consecutiva, che il Napoli abbia mollato un attimino, abbia smesso di spingere sull'acceleratore. Conviene al Napoli anche in vista della partita di martedì, perché ricordiamo incomincia per gli azzurri la Champions League con il volo su Kiev e avversario è la Dinamo. Dicevamo, Franco ha chiamato in causa i due piccoletti terribili che può darsi siano arrivati davvero al momento della definitiva esplosione, maturità, mi riferisco a Falco e Ciciretti che nel post gara ha parlato così alle telecamere di questa emittente, di conseguenza di Derby. Abbiamo preparato bene in settimana la partita e volevamo metterli in difficoltà. È andata bene che comunque dopo pochi minuti sono rimasti in 10, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi abbiamo aspettato e nel momento giusto abbiamo fatto il raddoppio. Quindi penso che la vittoria è meritata e è il frutto della settimana che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una partita di grande sacrificio, ci siamo sacrificati molto, abbiamo fatto una grande partita in non possesso soprattutto, e questo credo che sia la cosa fondamentale in questa categoria, perché comunque quando vai a affrontare squadre come il Verona, cioè, sono forti, sanno palleggiare bene, quindi devi essere bravo a ripartire, e penso che oggi l'abbiamo fatto. Beh, in effetti un andamento molto simile a quello della partita d'esordio vinta con la SPAL. Primo colpo 1-0, sì, anche qualche pericolo perché gli avversari, la SPAL anche oggi ha dimostrato di essere una squadra comunque compatta, avrebbe potuto vincere al Del Duca contro l'Ascoli, e poi il colpo del KO. Sì. Parlando tanto di maturità, questo è anche un segnale... Grosso elemento. Sì, oh no, sì, sì. Siete d'accordo? Le grandi squadre sono soprattutto quelle capaci di soffrire. Sì. Quindi una grande... Parentesi, gli elogi del mister a Ciciretti sono stati dovuti soprattutto alla fase difensiva, quella che si invocava per Verde prima, no? che non è capace ancora di farla, ma i trequartisti devono imparare a farla, perché Ciciretti oggi ha fatto una partita di grandissimo sacrificio e ha recuperato tantissimi palloni. Però poi ovviamente non si è fermato ed è andato anche a segnare il secondo gol, insomma, sì. Quindi è un giocatore completo oggi. Ecco. È il grosso complimento che qualche anno fa si faceva a Lorenzo Insigne per come, esatto, era stato indottrinato da Benitez al sacrificio, in quel, esatto, modulo lì. Esatto. È fondamentale comunque che un giocatore, che un esterno di tale qualità lo faccia, esatto, per poter, infatti, essere completo. Mi riaggancio a quello che dice Franco per esprimere una mia opinione su un discorso che mi sta particolarmente a cuore, i moduli. Sì. Ci innamoriamo dei numeri 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, e l'approccio e l'atteggiamento dei calciatori in campo che dà valore al modulo, e non è il modulo che viceversa valorizza il calciatore. È chiaro che il calciatore deve essere messo in condizione di potersi esprimere, però sono le due fasi che qualsiasi elemento della squadra deve sapere interpretare al meglio per permettere alla squadra stessa di esprimersi in maniera compiuta. Quindi riallacciandomi a quello che diceva, lo trovo estremamente importante che una mezza punta, una cosiddetta mezza punta, un trequartista, un esterno abbia la capacità di leggere le fasi della gara e quindi di anche sacrificarsi per aiutare la difesa. Io credo che questo appartenga un po' a tutti i giocatori, insomma, di tutti i reparti, ovviamente escludendo la difesa, che è, diciamo, quella a cui ti riferivi tu. Per esempio nell'Avellino questo lo fa molto bene anche Castaldo, cioè si sacrifica, e quindi e oggi diciamo che in un certo qual modo lo ha fatto anche Ardemagni, però, ritorno al discorso iniziale che facevo,
avendo un trequartista alle spalle, e appunto nella fattispecie Verde, non sarebbe tornato a centrocampo a prendersi un pallone da giocare. Sì. Quindi insomma questo... Si trovava nella posizione più giusta per il ruolo. Si sarebbe sentito anche un po' sgravato da quel compito lì. A proposito, Ardemagni, che prova è stata? Io ho notato, vedendola sempre su Sky, che spesso e volentieri questo ragazzo ha una voglia matta, secondo me, di spaccare e di esplodere, perché guarda costantemente la curva, ha una gestualità che sembra dire: ragazzi, ce la sto mettendo tutta, se mi capita il pallone buono... Secondo me non è una critica assolutamente, è uno sprone, è un invito. Deve concentrarsi più su quello che fa, perché quello che fa, bravo, i movimenti, la posizione, bravo, li fa bene, e pensare meno a queste cose. Bravo, bravo. Sei d'accordo? Eh sì, perché poi alla fine tu vuoi spaccare il mondo, però... Mi ricordo il coda dell'anno scorso, che arrivava da un lungo infortunio, ha avuto una fase difficilissima. Criticatissimo, giustamente. Giustamente. Sì, è vero. Perché è un attaccante di categoria assoluto, pochi attaccanti di quel livello in Serie B. Ha bisogno di persone intorno che lo servano nel modo giusto, però discutere Coda mi sembra... Io mi ricordo che vivo dell'anno scorso, Coda, Donnarumma, Gabbionetta, ti ricordi? Sì, tutto quella storia. Ricordo benissimo. Mi sembra un parallelo giusto con Ardemagni quest'anno. Mi hai ricordato quello che io pensavo di Coda lo scorso anno. Si muoveva... Tu credi nell'esplosione di Ardemagni? Ma sicuramente. A 29 anni ormai è un giocatore che si mette in gioco, scusate il gioco di parole, veramente definitivamente. Sì, le capacità, le qualità le ha. Fuori discussione. Certo. Ma Gabbionetta che fine ha fatto? L'ho lasciato in Cina. Quanto era forte, ragazzi. Quanto, che giocatore. Ma non conta solo il tempo. Sì, però secondo me, io la penso come te, però come tutti i sudamericani, era uno molto, come dire, non era costante, era un po' indolente. E quindi questo in un calciatore, secondo me, non ripaga. Senza citare la fonte, consentitemelo, vi dico quello che mi diceva un membro dello staff societario. Mi diceva: amico mio, caro Angelo, se Gabbionetta fosse veramente così forte, secondo te sarebbe in Serie B a Salerno? Questo è anche vero, magari. Perché la tecnica è veramente da giocatore di horse categoria. Ricordo lo scorso anno che aprì il campionato e Gabbionetta fu devastante. Quel derby è stato il male assoluto dell'annata. Perché poi ci si illuse di essere... Per quel discorso che facevo prima sulla tenuta psicologica. Salerno... Ecco, questo è un altro elemento che io invidio, tra virgolette, a Benevento e ai Sanniti. Gente che si distingue anche da Avellino, no? Assolutamente. Perché Avellino e Salerno sono più o meno sono molto simili, molto simili. I Sanniti, Beneventani, Benevento è una città di persone equilibrate, grandi lavoratori, silenziosi, umili, e anche i tifosi la vivono più o meno allo stesso modo. Al di là della rivalità fortissima che c'è stata con Salerno... No, scusa, sorrido perché mi viene da dire, bisognerebbe dirlo all'avvocato Vigorino, nei periodi che ha attraversato con la Bianca. Non dimentichiamo però che poi ognuno fa il proprio ruolo, il punto di vista del presidente, del proprietario di una società è chiaramente diverso da chi come me le vive da lontano le cose, no? Ovvio, assolutamente così. Però l'impressione è quella, che Benevento, tra virgolette, sia la più nordica delle città campane. Prima di addentrarci nel nostro offside, nel senso che andremo ad ascoltare la voce dei tre allenatori e per l'Avellino anche Jim City, questo albanese che ha fatto molto bene all'esordio, ma in realtà pochi dubbi avevamo nutrito in questo studio perché è un prospetto interessante. Ho una domanda per Franco Santo che riguarda ancora il Benevento e poi dobbiamo rendere merito al Cittadella che è capolista di questo campionato, quindi vedremo anche i 6 gol di Vercelli in una giornata. Scusami se ti interrompo, sarà interessante perché fra 2 turni riceviamo il Cittadella in casa, noi dell'Avellino. Sì. È vero, quindi, ne parlavamo con Marco Festa prima in redazione. La domanda è questa. Sì. Ricordo bene, però c'era Antonio Martone nella prima trasmissione, quindi Annibale sarà testimone, si diceva bene il Benevento sul mercato, voto alto, 7, peccato per l'attacco, che è troppo leggero, è un po' troppo leggero. Ora io, vedendosi questo attacco leggero, ma velocissimo, sgusciante, con i numeri di Falco, di Ciciretti, Ceravolo che fa un grandissimo lavoro, abbiamo visto oggi quanto ha pagato, è il caso di ricredersi un attimino, oppure quando poi i campi diventeranno pesanti? Io sai che cosa credo personalmente? Che insomma, ovviamente nessuno può togliere il ruolo dell'attaccante
d'area di rigore, cioè quello puro, quello classico. Però secondo me il calcio di oggi si gioca senza punti di riferimento, quindi hai più possibilità di affondare e di colpire l'avversario se ovviamente il modulo te lo consente, soprattutto se hai gli interpreti, e direi che il Benevento ce li ha. Comunque, Franco, sì, in realtà è stata una scelta anche tecnica. A un certo punto si è deciso di non andare più sull'attaccante, sfumato Ardemagni, si è scelto di non andare più sull'attaccante principale e di puntare su Sissé, che oggi è tornato in campo. Anche bene, no? Oltre 3 mesi di assenza. Lui aveva fatto l'ultima partita il 30 aprile, proprio il giorno di Benevento Lecce, segnando un gran gol. Sissé è un giocatore di peso anche fisico, uno che potrebbe essere l'attaccante che il Benevento magari aveva cercato precedentemente. Quando ce n'hai bisogno è lui, può essere lui il riferimento. Sissé è un giocatore imprevedibile che l'anno scorso ha letteralmente trascinato la squadra in un momento del campionato. È un giocatore che secondo me può fare bene anche in Serie B, l'ha già fatta tra l'altro per tanti anni con l'Albino Leffe, quindi... Scusa Angelo, ti ho interrotto, volevi aggiungere? Che non ci si dimentica di saper giocare a calcio, se lo faceva prima lo fa anche dopo. Pochi dubbi su questo. Festa azzurra intanto al Barbera, vittoria del Napoli per 3-0 con reti di Hamsik e doppietta di Callejon. Per rendervi l'idea di quello che è successo a Palermo, 13 tiri verso la porta dell'avversario da parte del Napoli, 2 dei rosanero che erano nettamente inferiori dal punto di vista proprio del tasso qualitativo e che avrà tanto da lavorare De Zerbi, se Zamparini glielo consentirà, chissà quante ore gli dà. vorrei vedere questo incontro post partita Zamparini De Zerbi. Fortuna di Zamparini, non beccano sempre l'Inter, il Palermo non gioca sempre contro l'Inter. E anche questa è una battuta che ci sta, molto vicina alla realtà. Allora andiamo a vedere al Piola, l'altro Piola, quello di Vercelli, che cosa è successo con la vittoria dilagante del Cittadella di Venturato, che guida la classifica del campionato di Serie B. E queste sono sempre bellissime favole da raccontare. Le vediamo, le immagini le commentiamo. La Pro Vercelli storica dei 7 scudetti e il gol del vantaggio di Arrighini, che dirà qualcosa ad Annibale Discepolo al 33esimo, al primo tempo. Iori gli dà una bellissima palla, portiere lento nell'uscita, gli lascia lo specchio ed è 1-0. Poi dopo c'è il calcio di rigore per il Cittadella, per questo fallo nettissimo, e lo segna proprio Iori, 2-0. Da questo momento in poi la Pro non ci capisce più niente, arriva così il terzo gol, bello nella costruzione ma è una prateria quella che si trova davanti Chiaretti, ed è 3-0. Poi succede che il Cittadella vada ancora a segno. Sì, è Litteri questo qui, il gol del 4-0. Accorcia a questo punto le distanze la Provercelli con un calcio di rigore che viene in realtà sbagliato. Ecco, vediamo. La conclusione, la parata del portiere segna la Mantia per la Pro Vercelli, e poi dopo il gol finale, quello del 5-1, che viene messo a segno da Strizzolo, palla persa ingenuamente all'altezza della propria tre quarti campo dalla Pro Vercelli, e la vittoria per 5-1 del Cittadella, che proprio qui, prima del fischio d'inizio della prima partita di Bari Cittadella, tutti quanti avevamo dato già per spacciati. Ora non so se sarà vero come dice Carmine che il Livorno lo scorso anno aveva 9 punti dopo 3 giornate e poi il retrocesso, però chapeau per ora al Cittadella, o no? Non c'è Spinelli a Cittadella, quindi non licenzierà. Non dovrebbe succedere. Non dovrebbe licenziare Venturato. È vero, quello che è successo lo scorso anno a Livorno. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, sfruttiamo l'ottimo lavoro dei colleghi che hanno seguito le 3 partite. Innanzitutto Avellino. Per questo Avellino Trapani a parlare è stato il tecnico toscano che ascoltiamo prima ancora dell'albanese Jim City. Quelli bravi che ho ascoltato oggi pronunciano così. E allora io ripeto, semplicemente Jim City. Ascoltiamo prima Toscano.
Ci sono state due fasi della gara dove sembrava che avessimo la partita in pugno e potessimo far gol da un momento all'altro. Ci è mancato lo spunto giusto, la scelta giusta per poter sbloccare la partita. Poi è normale che anche il Trapani ha qualità. L'anno scorso l'ha dimostrato ampiamente mantenendo un'ossatura importante e avendo un'identità ben precisa. A volte l'episodio ti cambia la partita, non siamo riusciti a portare l'episodio dalla nostra parte, però sono contento perché rispetto alla partita di Chiavari la squadra ha lavorato meglio, è stata più compatta, è stata più convinta, ha cercato di giocare attraverso il possesso palla, attraverso il gioco di arrivare al risultato, poi si può vincere, si può perdere, si può pareggiare. Oggi potevamo fare di più per portare l'episodio dalla nostra parte, però fare un passo avanti rispetto a Chiavari sono contento. Telegrafici, inevitabile che ci sia stato il passo avanti rispetto a Chiavari, perché peggio di... Infatti lui, sì, lui tra l'altro prima della partita ieri amleticamente si chiedeva perché qualcuno a sua volta gli poneva questo interrogativo. Dice, ma ti senti più da Brescia o da Chiavari? E lui diceva, no, io mi sento più da Brescia e oggi vorrò vedere, domani che era oggi, vorrò vedere i miei calciatori più da Brescia. E devo dire la verità, insomma, l'analisi la capisco. È quella. La capisco e per un allenatore deve essere quella. E secondo me c'è da fare ancora molto, inutile trincerarsi dietro. Capisco le dichiarazioni che debbono essere tali per tanti e tanti motivi, ci mancherebbe, però secondo me, io che insomma sono molto ottimista, tu lo sai, non è che in questo modo sto affermando di essere il contrario, però secondo me bisogna accelerare, pigiare il piede sull'acceleratore e, come dire, fare il possibile affinché vengano assimilati certi meccanismi che secondo me sicuramente il mister inculca alla squadra, ma probabilmente la squadra forse un tantino un po' distratta non riesce ancora... Ha bisogno del tempo giusto per metabolizzare. Sì. Parole anche dell'albanese di Gym City, che è stato promosso anche dai voti dei colleghi della redazione, ma in generale dai tifosi dell'Avellino, per il piglio sicuramente positivo con il quale è esordito in maglia bianco-verde. Pensavo anche per altro. No, vabbè. Sentiamo. Per me era prima volta anche con Nazionale di giocare in mezzo da tre difensori e adesso anche qui in Avellino penso mi fa bene, penso mi piace questa posizione e per mio altezza è importante fare i duelli e di aiuta il compagno. Penso possiamo migliorare tutti i giocatori, anche in difesa, in attacco, in centrocampo, penso di migliorare, in la vita possiamo sempre. Beh, bella belva fisicamente, intanto perché Angelo Giuliani non è piccolino. Un lupo. E lui lo supera. Un lupone. Sapete che compito vi do in questo rush finale di derby? Facciamo l'11 di questa giornata, l'11 ideale delle tre campane. Vediamo come ce lo giochiamo. Non è una cattiva idea. Tutta in brutto. Io così. il portiere, scusami, però il portiere non giochi con Cragno. Lo so. Era una delle mie fiche il portiere. Tu giocavi terracciato. L'ha bruciato già. Ma diciamo che Cragno oggi ha giocato da grande portiere, nel senso che è stato chiamato due volte alla parata importante ed è stato eccezionale. Però è chiaro che il portiere dell'Avellino è stato chiamato più volte, quindi ha avuto più occasioni per mettersi in mostra. La signorilità di Franco Santo lascia via libera ai colleghi. Allora, decidiamola questa formazione. Intanto il portiere, vediamo un po', scendiamo a patti? Io ragazzi, derogo su Di Misiti, va bene? Gym City. Poco da aggiungere, è ovvio che... Allora vabbè, visto la vostra eccessiva signorilità, decido io. Che bravo. Cragno. Cragno in porta. Poi la linea arretrata. La facciamo a 4. Vediamo un po'. Come ci muoviamo? A 4? Nell'ordine da destra. Terzino destro...
per Benevento non è stato il migliore, quindi lasci via lì, però possiamo mettere Mantovani. Ecco. Ah, beh, Mantovani assolutamente, ma credo che fosse sottinteso, Mantovani però potrebbe giocare anche centrale. Sì, va bene, lo lasciamo a destra. Allora ricordo quanti ci seguono, ci stiamo divertendo, vogliamo fare questo top 11 delle tre campane impegnate con alterne vicende oggi. I due centrali. Beh, la Salernitana, per carità di Dio. Non ci siamo. Non c'erano. Non pervenuti. Uno lo scelgo io. Allora, vai. Se mi permetto, mettiamo Padella, che è un giocatore che non era titolare lo scorso anno e che invece sta giocando in una maniera eccezionale quest'anno. Lui ha già fatto la B proprio a Chiavari con l'Entella, cioè non è un novizio, sì, della B, però diciamo che l'anno scorso con Nauteri giocava poco nella difesa a 3, invece nella difesa a 4 lui è un centrale ottimo. Benissimo, Padella uno dei due centrali. Questo è un messaggio che va direttamente a Marco Festa e ai colleghi della redazione del sito, è una proposta anche per il sito, la top 11, certo, di queste tre campane. L'altro centrale serve, discepolo, stai pensando a qualcosa di particolare? Vabbè. Stavo pensando a qualcosa di particolare, ma un altro centrale te lo lascio. No, per carità, non ne hanno proprio utilizzati oggi. Assolutamente, no. E allora tocca a te. No, datemi un nome. Posso dire Lucioni, ma poi facciamo il Benevento. Fate il Benevento. Io la difesa che non prende gol contro il Verona merita di essere titolare. Per la verità, insomma, è la difesa che ha preso un gol in tre partite. Insomma, quindi, Lucioni, Padella Lucioni, ok. Esterno Mancino? Abbiamo 8 minuti per chiudere. Se parliamo di qualità assoluta, sicuramente Vitale. D'accordo con te, Vitale, sì. Giusto. Anche se oggi non ha fatto. Non è stato partita, eccezionale. Non è stata la sua partita migliore. Decidiamo l'assetto del centrocampo. Come giochiamo? Questo top 11 come gioca? 4-2-3-1? 2-3-1. Così mettiamo i due goleador. I due goleador ci stanno bene. Quelli ci stanno. Falco Ciciretti. Anche il mio Ogier ci sta bene. Ogier sta anche benissimo. Anche quello. Ogier, allora mi serve. Ma certo, mettere sarebbe proprio un affronto. Il Rosina che fa tanto impazzire Angelo, a metterlo così da regista, da centrocampista centrale. Per far contento lui potremmo mettere Ogier e Buzzegoli. Ogier, sì. Buzzegoli, mi piace molto. Una buona idea. Vincerebbe a mani basse il campionato. Esatto. Sì, e nei 3, 4-2-3-1, i due goleador, il centrale. Io penso che uno dell'Avellino è Quartemagni, credo che sia proprio un impegno profuso, sicuramente Ardemagni centrale, e poi nei tre come ci siamo sistemati, due goleador, sì, e poi ci manca un altro. Sì, si può mettere un esterno sinistro o un esterno destro, considerato che Falco gioca da centrale. Io Belloni metterei a destra, ecco, ti pare? Bravo, sì. Allora Belloni è stato uno dei migliori anche a Chiavari. Falco, sì. E Ciciretti. Provvederò a girare questo top 11. Sì, siete stati bravissimi. Cragno svolta nel 4-2-3-1. Mantovani, Padella, Lucioni, Vitale in difesa. Ogier, Buzzegoli, Conna, Belloni, Falco, Ciciretti alle spalle di Ardemagni. Che questo possa essere anche un incentivo per Ardemagni a trovare presto la via del gol. Andiamo a vedere il prossimo turno in grafica, perché ora incominciano le fatiche. C'è il Tour de Force, si gioca tanto. Bari-Cesena, la Salernitana in casa con il Vicenza. Poi c'è Carpi-Frosinone, partitone Carpi-Frosinone. Cittadella-Novara, forza Cittadella. Latina-Benevento, attenzione alla trasferta di Latina perché la vedo molto ostica. Il Latina oggi ha perso a Frosinone, ma paradossalmente avrebbe meritato anche un pareggio. Perugia-Ternana, con il Perugia che è bello ma che non vince e spreca tutto nel finale. Pisa, Brescia, Spal, Entella, Spezia, Provercelli, Trapani, Ascoli, e poi tante belle cose per l'Avellino che andrà al Bentegodi. Grazie, ne abbiamo sicuramente bisogno di una spinta di ottimismo, ma direi soprattutto di convinzione, perché insomma sarà veramente una battaglia, ecco. Sì. Credo che servirà in questo caso assolutamente l'esperienza
che dei vecchi, tra virgolette, cui si riferiva la gentile telespettatrice che poc'anzi ha telefonato, ecco, dei senatori. Vedrei una squadra bella, D'Angelo imbottita, D'Angelo bravo, campo, bravo, con un D'Angelo assolutamente, ecco, e anche con, diciamo, con l'assoluta mancanza di un trequartista dietro le due punte. Farei la difesa c'è, farei un bel centrocampo molto molto tonico con due attaccanti di peso. Per l'impegno di Latina? Per l'impegno di Latina è... Ripeto quello che ho detto prima, siamo tutti molto curiosi di vedere come reagisce il Benevento a questa fase che è assolutamente eccezionale. Partita importante non solo per il Benevento, per tutti, perché è la prima di tre partite in una sola settimana, non ce lo dimentichiamo. Martedì si rigioca di nuovo, sì, e poi di nuovo sabato in campo. Per cui questo è il momento di dar fondo anche agli organici. Scorrono che... intanto le immagini del Matusa, della sì, vittoria del Frosinone nel derby. Dicevo, è il momento di dar fondo anche agli organici che si hanno a disposizione. Non si possono giocare tre partite così nel giro di tre giorni, di una sola settimana con lo stesso 11. È impossibile. Per cui a questo punto è chiaro che servirà un turnover fatto bene in maniera ragionata, sì, che possa fruttare. Ecco il raddoppio di Dionisi e poi qualche minuto più tardi, tra pochissimo lo vedremo, c'è stato il gol del Latina, quello messo a segno da Acosti, credo uno dei migliori in questo campo. Era un, ecco, un derby sentitissimo, molto molto sentito, infatti grande entusiasmo, sì. Questa è l'occasione di Acosti, mm-hmm, e subito dopo questo. C'è il gol, eccolo qui. Un giocatore importante questo qui, ha fatto, sì, una grandissima, sì, partita. Chiudiamo con il Benevento, che è la prima delle campane, e Salernitana-Vicenza mi sa tanto partita da dentro fuori, nel senso che questa, sì, qui la devi vincere. Questa, come dicevo prima, credo sia importante una risposta in termini di gioco soprattutto. Poi il risultato sarà... Scusami Angelo, sì, di Vicenza-Bari di questo pomeriggio. Il risultato sarà una conseguenza del gioco. È chiaro che adesso... La Salernitana deve vincere, è la quarta partita, ha fatto due buone prestazioni nelle prime due giornate, però occorrono i tre punti. Quindi non che il Vicenza sia una vittima sacrificale, tutt'altro, però bisogna vincere. Riallacciandomi a quello che diceva Franco, in merito alle tre partite in una settimana, io credo che la più difficile delle tre sia la terza, quindi magari l'ottica del turnover sulla terza gara, perché... Le prime due potrebbero, anche perché sono ragazzi, non dimentichiamo che dovrebbero reggerle. Siamo ancora alla quarta di campionato, non siamo a fine anno, quindi è la terza quella che dovrebbe più delle altre preoccupare. Vero. Però è sicuramente il primo bivio importante della stagione. Diciamo che non si sa chi vince, ma sicuramente si sa chi non vincerà il campionato dopo questa settimana. Sì, intanto Gerardo da Benevento scrive: l'attacco del Benevento è tutt'altro che leggero, Ceravolo farà parlare molto di sé, aspettiamo che si sblocchi e poi sarà spettacolo. Sei d'accordo? Lui è molto ottimista, no, ma ripeto, io sulla leggerezza, insomma... ne possiamo parlare per tanto tempo. In realtà Falco e Ciciretti sono due pesi leggeri. Classifica marcatori intanto con Litteri del Cittadella, sì, che guida con tre gol. Poi Ciciretti a due, Ciciretti, Falco a due. Esatto. Falco e Maniero. E quindi niente. Franco, analizziamola. Litteri, sì, che non è un gigante. Caracciolo, che invece è il classico, sì, centravanti. Sì, sì. Poi Ciciretti, Dionisi, Falco, Maniero sono tutti, sì, più o meno tutti, piccolini, tutti compatti, più o meno, velocissimi. Sì. Direi che, vabbè, a parte Caracciolo, pure Litteri non è proprio piccoletto. No. Però gli altri sono tutti giocatori, insomma, di movimento. Non è altissimo, però, si fa sentire. Però è un centravanti che si fa sentire. Ma voglio fare un'altra considerazione. Vai. Qualcuno di noi avrebbe scommesso che alla terza giornata c'erano due calciatori del Benevento, insomma, o di squadre campane nell'elenco dei bomber. Bella soddisfazione anche questa. È vero, vabbè. Bellissima soddisfazione. Vabbè. Diciamo che c'è tanta qualità. Devo dire, ragazzi, anche questa sera è volata via due ore. Quando poi si parla, così come facciamo noi di solito, di calcio,
ci si diverte e magari si cerca di apprendere il più possibile dall'esperienza dei colleghi e poi ovviamente dalla partecipazione degli amici che ci seguono da casa. Detto questo, insomma, dopo l'entusiasmo della primissima giornata, oggi la terza con il Benevento che ci ha fatto sorridere tanto, l'Avellino che deve sbloccarsi, avrà il compito arduo di provare a farlo a Verona, e la Salernitana che invece aspetta il Vicenza per non dover rimandare ancora l'appuntamento con la Vittoria. Ma siamo solo all'inizio, il campionato di Serie B è una maratona, è interminabile. Chiedere a quante grandissime squadre, vedi il mio Torino spesso e volentieri, sono partite fortissimo e poi invece hanno rallentato fino a perdersi letteralmente nei meandri della medio-bassa classifica. Comunque, fa parte dei giochi. Grazie di cuore a Franco Santo e Annibale Discepolo, che sono gli esterni in questo tridente che vede al centro Falco e Cicinetti. Falco e Cicinetti con Angelo Ferraro al centro. Cicinetti anche per sì, attinenza, per no, somiglianza. Grazie di cuore per essere stati con noi. Grazie e niente, Derby ritorna la prossima settimana, quando avremo di sabato ancora tantissimo da dire. Davvero un ringraziamento speciale ai colleghi della parte tecnica impeccabili, così come i ragazzi della redazione che hanno veramente bruciato per terra il suolo della Campania, e non solo, considerando la trasferta infausta di Novara che ha seguito Massimiliano Grimaldi per la Salernitana. Ancora grazie per averci seguito e buonanotte a tutti, ciao. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.